Ciao a tutti e benvenuti nel tutorial su come costruire una mansarda abitabile. Innanzitutto disegniamo una stanza con lo strumento stanza. Dopo di ciò, sopra di essa andiamo a costruire un'altra stanza, lasciando però uno spazio per il tetto obliquo. Adesso prendiamo il tetto obliquo e portiamolo un attimo sul terreno per facilitare l'azione. Ora, servendoci dei triangolini, andiamo a posizionare l'estensione del tetto esattamente sulla muratura e poi restringiamo il tetto fino a farle avere una piastrella di larghezza. Trasciniamolo ora sopra. Adesso vediamo che sfora perché è lungo 3 mattonelle. Allora, rimpiccioliamo la stanza. Non vogliamo che faccia così, molto bene. E premendo Shift, tiriamo solo il triangolino destro. Shift e tiriamo e diventa così. Scegliamo ora la colorazione trasparente. Molto bene. Lo copiamo e lo incolliamo. Usando sempre Shift e i triangolini, lo regoliamo esattamente dalla parte speculare, in questa maniera. Bene, abbiamo già una prima impressione della nostra mansarda, ma non ci piace questo effetto che vediamo ai bordi, giusto? Allora, copia e incolliamo di nuovo, lo riportiamo alla sua forma originaria e lo coloriamo di nero o di qualsiasi altra tegola che vogliamo. Esatto, e lo andiamo a posizionare sopra il buco. Molto bene. Copia e incolliamo e lo facciamo dalla stessa altra parte. Adesso entriamo dentro la stanza e eliminiamo la parete in questa maniera. Adesso, anche senza usare il trucco Move Objects, noi possiamo andare a posizionare degli oggetti all'interno della mansarda abitabile. Se non vogliamo questo effetto, possiamo tirare un muro. Altrimenti possiamo focalizzarci direttamente sulla mansarda. Prendiamo un divano, per esempio, lo possiamo posizionare qui e il Sim sarà in grado di andare a sedersi e di guardare la sua TV. Adesso procediamo velocemente in speed build per un altro po'. Vediamo adesso che il tetto è in questa forma. Se noi vogliamo lasciare all'interno un lucernario, posizioniamo un tetto qua e andiamo a fare un gioco di composizione. Quindi facciamo delle formine appiattendolo al massimo, lo coloriamo della stessa tegola di sotto, poi lo copia e incolliamo e lo giriamo, esatto, andando a coprire tutti i bordi. Una quarta volta e adesso vogliamo fare la parte centrale trasparente. Allora, usiamo sempre questo pezzetto, lo copia e incolliamo e andiamo a farlo posizionare esattamente all'interno, però stavolta. Copriamo tutta l'area che vogliamo trasparente e le applichiamo il colore trasparente. Ecco che abbiamo così il nostro lucernario. Adesso potete seguirmi nella modalità speed build di quella che diventerà una piscina scaricabile dalla mia galleria al nome di Elisic. Buona visione!